Coach, una partita tirata che voi avete perso, tirata nel senso che fisicamente, tecnicamente, è una bella partita anche che abbiamo visto oggi a San Marcellino, tra la seconda e la prima della classe. Solo una battuta d'arresto per voi, immagino. Cosa le resta da questa sconfitta? Ma ci resta che abbiamo mantenuto la differenza canestri, grazie a Dio, perché noi eravamo ovviamente molto rimaneggiati ed è un leitmotiv di tutta la stagione, però oggi mancavano 4 giocatori, di cui 3 di quintetto, 1 no, ma se noi ci mettessimo a piangerci addosso, come non abbiamo mai fatto durante l'anno, sbaglieremmo. Abbiamo perso perché Fiorentina ha avuto più cattiveria, più intensità, più determinazione e anche più qualità, perché comunque ha messo dei tiri importanti, a coronazione di azioni di gioco corali, mentre invece noi di azioni buone ne abbiamo fatte pochine e tutte le volte che l'abbiamo fatto abbiamo immancabile, cioè quando abbiamo liberato un nostro giocatore sul perimetro non abbiamo mai fatto canestro, per cui abbiamo perso sia dal punto di vista dell'aggressività che dal punto di vista della qualità, per cui, come dire, facciamo i complimenti a Firenze e ci prepariamo alla prossima. Come sono le condizioni di Alex Simoncelli? Sono da un certo punto di vista ottime, nel senso che è stato operato 8 giorni fa e oggi c'è riscaldamento, per cui Simo ancora una volta dimostra che ha grandi capacità di recupero, per cui contiamo di metterlo in campo tra 15 giorni. Purtroppo c'è il turno infrasettimanale, per cui le partite che salta diventano 3 o 4 invece che 1 o 2. Però insomma siamo fiduciosi che lui possa recuperare, ribadisco, per la Coppa Italia sicuramente. Con quale stato d'animo vi approccerete alla Coppa Italia, questa competizione che da alcuni punti di vista può far perdere del tempo perché può far perdere allenamenti, ma da un altro punto di vista può far mettere, come dire, delle squadre di fronte a degli ostacoli magari imprevisti o non ancora trovati sul cammino? No, io sono sempre convinto che è meglio giocare partite di alto livello, perché poi dopo c'è molto entusiasmo alla fine, tutti la snobbano all'inizio, soprattutto chi non si qualifica, ma chi si qualifica sa benissimo e deve farne un punto d'onore. In più, se giochiamo in 6 o 7 e ci mancano 3-4 giocatori, capirai che veniamo da un periodo dove ci si allena poco o mai, per cui giocare ci fa bene, e ci allena, ci mette davanti, come dicevi giusto te, a delle condizioni tecniche, ambientali importanti che verranno sicuramente buone nei playoff. Grazie. Grazie a voi.